a chi non è capitato di trovarsi, di avere a che fare purtroppo con dei truffatori. Ecco, allora, il tema è sicuramente d'attualità. Il nostro esperto è il dottor Manlio D'Agostino. È un economista, ma è anche un esperto di intelligence. Insomma, ci racconterà lui di più. Buongiorno. Allora, innanzitutto, lei arriva da un posto bellissimo, già ce lo siamo detto, arriva dalla Sicilia, vive a Padova, quindi insomma gira un po' l'Italia. Sono un italiano doc. È un italiano vero. È un italiano vero. E allora il tema appunto della giornata l'abbiamo introdotto subito, è quello delle truffe, di tutte quelle volte in cui ci veniamo, purtroppo ci troviamo davanti delle persone non per bene. E allora cerchiamo di spiegare innanzitutto quali possono essere le situazioni. Parlare di truffe significa affrontare un tema molto delicato, perché oltre a trovarci davanti una persona che ha cattiva intenzione, quindi che è malafede, dall'altro lato invece troviamo delle persone indifese che hanno bisogno di essere aiutate perché si trovano scoperte. Quindi io eviterei aspetti fortemente tecnici, giuridici della certo. truffa piuttosto che del reato da configurare. Parliamo più che altro di quelle circostanze dove vere che purtroppo possono capitare a chiunque, e non bisogna mai dire a me non succederà mai perché nessuno è immune. Sono quelle circostanze spiacevolissime che possono capitare quotidianamente. Nelle quali, lo diciamo, ci possiamo trovare tutti, può capitare a chiunque. Può capitare a chiunque e vanno affrontate. Purtroppo è difficile cercare di gestirle, ma è necessario affrontarle con grande serenità. Quindi se succede, se si ha il dubbio, adesso cercheremo di raccontare qualche piccolo esempio, sì. Affrontiamolo con grande serenità, cerchiamo di trovare la persona, l'interlocutore che ci può aiutare, non trovarsi nell'imbarazzo e nella soggezione di dire mi hanno fregato e quindi poi di restare chiusi a riccio, anzi apriamoci, perché non solo si può essere aiutati, ma possiamo aiutare gli altri ad evitare che accada nuovamente. Questo è importantissimo. E questo credo che sia una cosa abbastanza importante. Facciamo qualche esempio. Allora, truffe ne possiamo avere di varia natura. Può esserci la truffa telefonica, può essere la truffa informatica, può esserci la truffa porta a porta, può esserci anche la truffa postale. Comincerei magari da una per tutte, la truffa porta a porta, quando suonano il citofono, suonano il campanello e una persona molto cortese, molto gentile, purtroppo oggigiorno molto spesso sono assoldati dei ragazzi, anche delle ragazze molto simpatiche, spesso avvenenti, che distraggono, quindi attirano l'attenzione su altri aspetti piuttosto che su quello che è poi l'oggetto della trattativa che si viene a instaurare. E con modi molto cortesi, molto gentili, quasi eccessivi, ecco, cerchiamo di individuare quelle caratteristiche che ci devono far scattare gli altri. Quasi eccessivi, eccessivamente cortesi, ci danno dei consigli e cominciano a dire: guardi, noi siamo qui perché è cambiata la normativa sull'energia, stanno cambiando i prezzi, vorremmo regalarle, non utilizzano questo termine, però fanno capire questa loro disponibilità a calcolare, a verificare se il nostro contratto è adeguato, se è conveniente, se è in linea. L'obiettivo di queste persone non è quello di aiutarci a verificare se il contratto è in linea, se le condizioni che ci applicano sono condizioni favorevoli, sono condizioni certo. interessanti. Loro hanno un interesse diverso. Nel nostro contratto, nella nostra bolletta, che sia energia, luce, telefono, ci sono tutte quelle informazioni che servono per fare le volture. Quindi, a nostra insaputa, acquisiscono fraudolentemente. Carpiscono tutte le informazioni che riguardano noi, il nostro dopo conto. Dopo una settimana, 10 giorni, ci vediamo recapitare a casa una bolletta, un contratto diverso, dove noi eravamo convinti di aver ricevuto un servizio gratuito, invece scopriamo che siamo stati abbonati d'ufficio ad un'altra compagnia e non è detto che quella compagnia sia più conveniente della prima. Oltretutto, aggiungiamo, molto spesso, non sempre, ma molto spesso, il cambio di gestore comporta dei costi e non è facile tornare indietro. Quindi, innanzitutto, bisogna fare attenzione a fornire informazioni, soprattutto quando c'è un'eccessiva disponibilità.
Due, se dobbiamo sottoscrivere un contratto, non ci lasciamo prendere dalla fretta perché è una offerta che scade. Cerchiamo di avere tutto il tempo, leggiamo soprattutto quelle cose piccole. Adesso non mi voglio sostituire all'associazione dei consumatori che danno quelle indicazioni sulle clausole sì. scritte in piccolo. Le famose clausole vessatorie. Quelle clausole vessatorie. Quindi cerchiamo di leggere tutte le parti, tutti gli aspetti, di farlo con calma. Dottor D'Agostino, c'è subito una telefonata. Naturalmente noi invitiamo i nostri telespettatori a chiamarci perché siamo a disposizione per loro. E allora andiamo subito a Brescia. Buongiorno. Buongiorno. Signora, ci dica. Vi racconto, insomma, i capi. 3 anni fa mio marito ha acquistato un appartamento al mare in provincia di Foggia. E questo acquisto è avvenuto con un'impresa che, diciamo, c'era un certo rapporto di amicizia, nel senso che conoscevo mio marito da bambino. Lui si è fidato, voleva comprare non con il mutuo ma in contanti, dato che noi siamo pensionati e non era il caso di accollarci un mutuo. Ha versato tutti i soldi, di cui una parte se l'è fatti versare in nero, nel senso che ha dato i soldi con una ricevuta senza un versamento, diciamo, di bonifico. Per niente, dice, diamoci una mano, aiutiamoci, e dice, anche se non è previsto, io ti do già le chiavi dell'appartamento, visto che l'hai pagato quasi totalmente, perché l'importo era di 100.000 euro, invece mio marito ha dato 98. I due si è riservato per quando c'era il rogito. È stato fatto il preliminare e ci aveva promesso che nello stesso anno avrebbe fatto il rogito nel mese di novembre. Non è avvenuto, noi abbiamo sempre pregato di fare sto rogito, anche perché vedevamo che i termini speravano, ma lui, ma con la scusa, si farà, ma devo fare questo, ma devo vendere quell'altro, ma devo fare di qua, ma devo fare di là. Alla fine quest'estate l'abbiamo messo alle strette. Siamo venuti a scoprire che mancava il certificato di abitabilità a tutta la palazzina dove faceva parte il nostro appartamento. Poi in seguito questo, sotto pressione di mio marito, dice che abbia saldato questo certificato di abitabilità, però nonostante tutto lì faceva già entrare la gente dentro. Signora, vi siete rivolti alle forze dell'ordine, mi auguro? No, noi ci siamo rivolti all'avvocato, perché l'avvocato ci ha detto che se non saldavamo, cioè davamo ancora i 2.000 euro, non potevamo fare nessuna mozione, nel senso di verso la magistratura. Signora, per cui c'è stata una lungaggine di alti e bassi tra noi e il nostro avvocato, se chiedere il proscioglimento del contratto visto trascorsi i termini, nel senso significava, cioè io gli dovrei liberare l'appartamento. Questo ci ha messo un po' nell'angoscia e ci siamo un po' bloccati. Mio marito maggiormente, però io sono tipo un po' lottatrice, vorrei vedere che cosa si può fare. Signora, anche fa per benissimo, salvare la fa benissimo, fa benissimo a lottare e a combattere. La risposta al nostro. Chiaramente è un tema molto diverso, ma sì. Rispondiamo perché è giusto aiutare le persone. Credo che io vorrei fare due considerazioni in merito. Il primo è l'aiuto che bisogna garantire a queste persone che sono una parte, lei è una parte debole. Io mi rivolgerei al notaio, perché il notaio è un pubblico ufficiale e con il preliminare di vendita, sì. quello che è l'accordo in cui si stabilisce, si pattuisce il prezzo, si stabiliscono le regole del gioco, chiamiamole così, il notaio può andare dal magistrato, dal giudice per l'esecuzione coatta e quindi può imporre innanzitutto di effettuare l'atto, quindi mette alle strette la controparte, non c'è bisogno dell'avvocato, certo. tanto il notaio lo dobbiamo comunque convocare e chiamare per la stipula dell'atto. Quindi se l'immobile non è in possesso di tutti i requisiti, vedi abitabilità, da lì in poi si innesca il meccanismo per cui o mi faccio restituire le somme o intimo e impongo di portarlo a normativa e quindi di metterlo in regola. Seconda considerazione, che secondo me è molto grave, qui probabilmente rientriamo un po' nella logica delle truffe, fate molta attenzione ai pagamenti in contanti. Per due motivazioni. Primo, il pagamento tracciato, bonifico, assegno, consente già di avere la dimostrazione certo. del pagamento.
e il signore potrebbe sempre dire non è vero. Certo, quindi questa è la prima cautela. La seconda cautela, attenzione, perché la normativa antiriciclaggio impone dei limiti all'uso del contante e dei titoli del portatore, quindi vieta il movimento di denaro tra soggetti privati per qualsiasi ragione, quindi non c'è una motivazione che dobbiamo andare a cercare, al di sopra dei 1.000 euro. Il rischio è che non solo siamo beffati, ma se qualcuno si accorge dobbiamo passibili. Anche pagare il 40% di multa. Certo. Quindi io farei molta attenzione. Dottor D'Agostino, c'è Maria da Catania. Buongiorno Maria. Ah, una mia conterranea. Sì. Buongiorno. Scusi, ho abbassato completamente il volume della televisione. Sì. Maria, un po'. Sì, noi la sentiamo bene. Noi la sentiamo bene. Non ho capito. Maria, noi la sentiamo bene. Allora, praticamente dicevo al signore che mi ha risposto. Cioè, a proposito delle truffe, insomma, io mi sento proprio truffata dall'energia e non solo da lei, veramente. Praticamente 2 anni fa circa ho mandato via una persona che si era presentata qua per farmi cambiare praticamente contratto di luce, no? Dall'Enel passare all'Energia. Insomma, l'ho mandata via perché non mi sono fidata. Nel mese di giugno ho telefonato all'Enel Energia per cambiare proprio contratto, uscire fuori dall'Enel perché ricevevo fatture esagerate, sono sola, insomma anziana, non è che io consumi chissà che cosa. Bene, passo all'Enel Energia convinta di aver finalmente risolto questo problema e invece è iniziato un altro periodo piuttosto pesante per me, perché a parte il fatto che ricevo un'ultima fattura dell'Enel, spero anche che sia l'ultima, relativa al mese di settembre di 306 euro e qualcosa, che chiude praticamente chiudendo diciamo il contratto con loro. Dall'Enel Energia, dai vari call center che rispondono, mi sento dire che dal 1° settembre io sono collegata con loro e quindi dico, ma scusate, io ho pagato settembre all'Enel, vecchia Enel, perché dovrei pagare settembre anche con voi, dal momento che non è così. Per farla breve ho dovuto dare tutta questa storia a mano all'avvocato, perché non sono in grado di seguire tutte queste storture. E praticamente per me c'è una truffa, insomma, il mese di settembre devo pagare sia all'una che all'altra, a parte il fatto, insomma, che c'è qualcosa che non va nel mio contatore. Comunque questo è un altro discorso, spero proprio che qualcuno venga a controllarlo. Abbiamo capito il problema di Maria, è proprio quello che dicevamo, è stata costretta a cambiare a sua insaputa un contratto, e lì la questione dell'energia è anche abbastanza assurda, ma non è l'unico caso in Italia. Certo. Perché è chiaro che non puoi avere due fornitori di energia elettrica se il contatore è uno, e questo andrebbe chiarito anche dalle autorità, perché questa è una situazione realmente imbarazzante e non è capitato una volta. E qui ci ritroviamo in una truffa da parte di chi ha fatto sottoscrivere. Attenzione, non sono sempre le compagnie, perché loro esternalizzano la vendita, quindi molto spesso sono una sorta, certo, di franchising, sono dei venditori che purtroppo, pur di effettuare i contratti, vengono pagati scrupoli, a percentuali hanno pochi scrupoli. E quindi alla fine non guardano in faccia nessuno. Certo che dall'altro lato le compagnie che fatturano parallelamente, certo, anche lì dovremmo approfondire, dovremmo un po' capire realmente qual è la situazione. L'unico consiglio finale è occhi aperti e quando abbiamo un dubbio non ci imbarazziamo, ma approfondiamo. E allora grazie al nostro dottor D'Agostino per averci aiutato.